tartaruga, mangi la lattuga, mangi la rughetta, stai dentro la cassetta, mangi l'insalata, in casa stai tappata, da casa non ti muovi, e il giorno che ci provi, arrivi fino all'uscio, ma resti dentro al guscio. Ma io da stamattina che lo sto aspettando, sai. Oggi al cantiere non ho combinato niente, non vedevo l'ora di arrivare a casa. 20 minuti, il tempo di mangiare. Poi appena suonano le 9 io ti do il regalo. E perché alle 9? Perché tu sei nato alle 9. Non è carino. Ti prego, amore, lasciami fare, anche perché c'è un certo programma. Insomma, mi piacerebbe che questo fosse il nostro compleanno più bello. Sì, basta che tu abbia pazienza, fino alle 9, me lo prometti, l'hai promesso? Sentito? Uno fa le scale di corsa e lei alle 9. E si ha detto alle 9, no, perché mia moglie... È inutile che parli, hai promesso? Sentito? Però le voglio bene. E lo dico, eh? No, perché oggi sembra che uno si sminuisca a dire che è innamorato della moglie. Noi siamo sposati da 3 anni e il nostro matrimonio è stato una continua, ininterrotta, meravigliosa rissa. Ma una di quelle risse che se la chiami lì ti dice no, no, la devi chiamare rissa. Però aiutano, scaricano. Il fatto è che mia moglie, per esempio, il regalo si è messa in testa di darmelo alle 9 e io lo voglio prima, non per testardaggine, no, ma perché lo voglio prima. Non mettere avanti l'orologio? No, e tiro tu, come lo sai. E quando passano 20 minuti con questo cimelio? E cammina? È un flipper, ha fatto tilt. Sono già le 9? Eh no. Maria, sono nato. Mi spetti il regalo. E va bene, però prima devi ammettere onestamente che non sono le 9. Oddio, se vogliamo proprio fare i cavillosi, può darsi che... Devi dire non sono le 9. Non sono le 9. E il regalo non te lo do. E io lo sapevo. Ma cominciamo, Lorenzo, non essere ostinato, tanto non te lo do. E invece me lo dai. E invece non te lo do. E invece me lo dai. E invece non te lo do. Me lo dai. Ai, 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 ci stiamo incamminando per la strada della rissa quando fai così. Tanto poi il regalo stasera è la cosa secondaria. Allora me lo dai. Oh sì, te lo do. Te lo do anche perché non voglio rovinarmi la serata per quanto... Eh? Vabbè. Chiudi gli occhi. Manina! Basta una sola. Non guardare, eh? Buon compleanno, amore. Beh, non guardi cos'è? Guarda. Ma questo è un lumetto. Sì,
abile, per leggere la notte, tu lo applichi così, sul libro. È utile, no? A che? Ho capito, non ti piace. No, no, mi piace. È un rubetto utile. Non mi hai detto nemmeno grazie. Grazie. Così. E come vuoi che te lo dica? Scusa, grazie. Ah. Hai certe pretese. Poi ho fame, non si mangia mai in questa casa. Fra 2 minuti è pronto. Ecco, uno non è padrone di mangiare quando ha fame. È dalle 6 che sto facendo su e giù per il cantiere col sole di stamattina. 8 casi di insolazione, tutti i muratori senza cappello. C'era lo sciopero dei giornali. La tartaruga ha mangiato? Credo di sì. Come credo? Non l'avrai mica lasciata fuori, lo dico. Senti quello che viene giù, la bestiolina non è acquatica. Allora che cosa vogliamo fare? Saltiamo la cena e ci mettiamo a cercare la tartaruga? No, dico, basta deciderlo. Ho l'impressione che tu stia facendo di tutto per sabotare il mio compleanno. Ah, è il tuo compleanno? No. No, perché viste le tue preoccupazioni pensavo che fossi compleanno della tartaruga. Maria, se non hai piacere che oggi sia il mio compleanno, dillo, che posso anche passarlo fuori casa con gli amici. Tanto proprio l'altro ieri è tornato Filacchioni dal Libano. Buono quello. Gli faccio una telefonata. Prego. E allora provochi, scusa, io ti sto facendo un discorso pacato. Tu mi porti all'esasperazione, guarda che me ne vado. Lorenzo, non farti prendere la mano, poi te ne penti. Io? Allora non mi conosci ancora, guarda che sono anche capace di andarmene e non tornare più. La porta è aperta. Ecco. E allora ti faccio vedere. Ti faccio vedere se questa volta me ne vado. La cosa che più mi fa impazzire di quest'uomo è che quando prende un'impuntatura è testardo come poche persone. Tanto già sto facendo la valigia. E poi dice che sono testarda io. Io? Che sono di una remissività? Certo che se mi ci trascina per i capelli, Ecco il monumento alla tua testardaggine. Quell'orologio che mi ricorda il giorno del nostro primo incontro. Io ho licitato, siamo a un'asta e lecito licitare. Beh, se le interessa non faccia complimenti, lo dia al signore. Per 100.000 lire? Prego. Non voglio farci una speculazione. Eh no, io ho offerto 80.000. Va bene, le ci mette le 80.000 lire, io ci aggiungerò le 20 di differenza e l'orologio è suo. Eh no, no, io ho offerto 80.000 perché lei ne aveva offerte 60, altrimenti lo avrei preso a 40. Eh già,
Già, ma perché avevo detto 60? Perché lei aveva detto 40, altrimenti l'avevo presa 20, perciò lei ci mette l'80. Io ci aggiungo le 20, che ho otto prima e l'orologio è suo. E io sempre 80.000 dovrei pagare. Ma lei rifiuta. Lei rifiuta questo mio regalo. Signorina, non accetto regali da nessuno. E allora ci metta tutte le 100.000 lire e l'orologio se lo prende lei. Ecco. Arrivederla. No, un momento, scusi, Perdoni, signorina, l'intromissione, ma... Lei le 100.000 lire le ha? Io no. Ah. E lei? Nemmeno. Amore, ma quanto c'hai? 54.000. E allora è fatta, io ne ho 50.000. Con le 100.000 paghiamo l'orologio. E con le 4.000 che restano ti invito a cena. Sono i soldi miei. E poi? Perché mi dà del tu? Però poi fu gentile. Eh sì, perché l'orologio lo lasciò a me. Ma tutti i giorni, un minuto prima di mezzogiorno, si presentava a casa mia. Che? Posso sentire suonare l'orologio? E con quella scusa restava a pranzo. Poi restò a cena e poi eccoci qua. Ecco, allora me ne vado. Così non sentirai mai più parlare di me. Addio. 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 Eppure ho la sensazione di aver dimenticato qualche cosa. Sì, la tartaruga. Tartarughina? Tartaruga, dove sei? Tartaruga? Tartaruga? Ma dove si sarà cacciata questa benedetta tartaruga? Guarda il tempo prezioso che mi fa perdere. Se la trovi me la mandi. Può venire anche da sola se le lasci l'indirizzo. Il busta chiusa, così resta un segreto fra di voi. Ah, ma allora ho capito. Che hai capito? Che vuoi trattenermi. Stai facendo di tutto per non farmi andar via. Io? Eh sì, provochi, punzecchi e speculi. Pensi, questo è testardo. Io lo invito alla rissa, lui abbocca e si scorda ad andarsene. Ma io non abbocco e me ne vado. Ciao. Vabbè. Ciao. Che testardo. Piove troppo. Senti. No, senti. Quello che viene giù, un'acqua. Ma un'acqua che... Sai, il colonnello del secondo piano è rientrato tutto bagnato. Ma così bagnato che gli si erano arrugginite perfino le medaglie. Poi tutto allagato. Parli con me? Parli con me? Io? Allora non hai capito niente. Io già sono uscito, figura. E sono rientrata solo per la furia degli elementi. Ma da tutte vi fare come se io non ci fossi, anzi io non ci sono. Non ci so. No. Prego. Io? No. Non ci sono. Sei pronto? Buonasera, sono Lati De Dormichi. È in casa Giovedra Lombardi? No, non c'è. Grazie, ritroverò. Chi era? Chi era? Lasciamo i messaggi adesso. L'architetto Rabicchi. E perché non mi hai chiamato? L'hai detto tu? Io non ci sono, non ci so. No. Sentito? E lei lo sa com'è importante per me l'architetto Rabicchi, ma come? Studio la notte. Mi preparo all'esame integrativo per diventare ingegnere. Tu lo sai che Rabicchi è in commissione e lei gli dice che non ci sono. Quando lo sai benissimo che ci sono, perché se sto qui è segno che ci sono. Allora, ci sei o non ci sei? No, decidiamolo. Io non ci sono per te.
Per gli altri ci sono. Insomma, te ne vai, sì o no? No. Me ne vado appena spiove. Se non è che per questo ti chiamo un taxi. Me lo chiamo io il taxi, da me, grazie. Prendi. Già, il taxi. Non ci avevo pensato al taxi. Ottima idea. Così me ne vado prima, figurati. Il taxi. Pronto, conteggio Barduina di Capuro. Fammi trovare un taxi, poi vedrai se me ne vado. Eccolo il taxi, dica, dica. Pronto? Sapevo, non c'è nessuno. Ascensore, dove devo andare? Quando piove a Roma non si trova un taxi a pagar l'oro, dove andranno? Boh. Ma stavo qui, c'è stavo tutti, io e sto pure a praticare, mannaggia la pazza, pronto? Allo! Niente, non ci stanno mai. Ma non ci stanno mai, padre mio! Perché non provi a un altro posteggio? Sarebbe la stessa cosa. Rispondi. Io. Oh, no. Sì, pronto? Ciao, Angelo del Focolare. Se è l'architetto Rabicchi, me lo passi, per favore. Ciao, Armida. Anche la cara cugina. Le volevo fare gli auguri al parente terribile. Lorenzo non c'è. Voi che fate stasera? Io, mio marito e l'onorevole avevamo deciso di andare al cinema. E dato che sei sola, perché non vieni tu pure? Così tieni compagnia a mio marito. Quasi quasi un filmetto lo vedrei volentieri stasera. Vai al cinema. Scusa, Armida. No, dico, la sentite. Il marito lascia la casa per sempre e tu vai al cinema. Ma dico, permetti che mi organizzi la serata. Scusa, Armida, un attimo solo, sai, ma qui c'è il portiere. No, per va. Ascolta, Armida. Qui c'è ancora un marito che non è il portiere di nessuno. Ma come, tu in una serata come questa non senti il bisogno di isolarti? Di chiuderti in te stessa. A che fare? Ad affliggerti, dico. È il minimo. Vuoi che mi affligga? Sì. Va bene, sono afflitta. Che bella afflizione. Armida? Scusa tanto, eh? Dove hai detto che ci vediamo? Guarda, dove? Che se per te deve risolversi tutto. Come? In una festa, in una baldoria con Armida. Ma dico, chi si crede questa signora? Ma lo sai dove sta? Va a parlare in segreto con Armida, perché lei, quando c'è un parente suo, perde la testa. E quest'Armida è la meno peggio. Vedeste gli altri, mamma mia, quanti sono? E tutti vivi. Cos'è stato al ricevimento nuziale? C'è un vecchio detto indiano che consiglia: sposa una donna, non sposare una famiglia. Io lo sapevo, ma porco demonio, lo constatai subito dopo il matrimonio. Zia Simona, intrigante chiacchierona, non si tiene mai segreto. Molto dietro, zia Simona. Lorenzo, ti presento zio Pasquale, che su ogni sua cambiale fa la firma dei parenti. Complimenti in verità. No. Ai ai ai, sei cominciati. Ai ai ai, con i parenti suoi. Ehi ehi ehi, che ringraziato lei. Sono pure parenti miei. Lorenzo,
Lorenzo, ecco qui zia Federica, una donna un po' all'antica, vive a Roma dalle suore. Zia Federica! Che ci si può congratulare con lo sposetto? Io sono proprio tanta contenta che vi siete sposati, perché diciamo la verità, sta nipote mia, tutta sta gran bellezza non è mai stata. Tant'è vero che io dissi pure, figlia mia, il primo che passa, basta che sia un bravo giovanotto. Anche perché chi te se figlia, con una madre così, mica per chiacchierare, fortuna che Maria tutta sta gran bellezza non è mai stata. Se no, come si dice, talismatri. Attenta, zia. Sono stata proprio tanta contenta che vi siete sposati. E dice, saranno scarzacane. Ma armene onesto. Ah sì. Non è bello a vedesse. E cada fa? Le belle statuine, la vita so tribolazioni, l'amore a me me fanno ride. Mm. Ah, basta che c'è sta rispetto. Ecco. È un bravo cristiano. Ah, basta che ci abbia una parvenza umana. Se vuoi di più, anche perché diciamo la verità, Maria tutta sta gran bellezza non è mai stata. Ai, ai, ai. Di affrontare con un eroismo da samurai. Lorenzo, la sorella di zio Dante, molto nota, chiromante e più nota iettatrice. La mano non glielo do. No. Lorenzo, la cugina Mariolina, che fu sarta in Valtellina, oggi a Roma arredatrice. Ben felice, Mariolina. Allora, cara cugina, se mi dà via durante il suo viaggio di nozze, io quella Stamberga, dove ci porterà a vivere la Maria e la rendo abitabile. Scusi, ma credevo che mi mettesse a posto la casa nuova appena sarà il momento. Ma quindi, però, a quella Stambergaccia resta così? Come Stamberga? Lei mi lascia il bagno in quelle condizioni? Non ho capito bene la località, vero? Oggi con i rapporti più disinvolti, se una volta c'era del ritegno, uno si tratteneva. Adesso quando si va in visita, appena si entra in una casa, scusi, permette. La stanza da bagno deve essere un salotto, perciò via, tutto automatico, depuratore d'aria, tazza retrattile incorporata. Insomma, un monoblocco. Sa tanto per togliere l'ambiente quel che è di sanitario che lo rende così ostile. Guardi, mi scusi, ma io tutta questa ostilità non l'avverto. Allora lei, quando si lava, mi usa ancora lo asciugamano. Non devo, resto zuppo. Il vapore! Lei schiaccia un pedale, boom, è comfortable. Scusi, com'è? Comfortable. È quell'abitudine di leggere in bagno. Lei che fa, che fa, che fa? Il libro se lo porta. Che vuole che le dica? A me mi pare... comfortable. Uncomfortable, il libro è lì stampato su carta, riso stupenda. Lei legge e via via che legge srotola, srotola e defalca. E se ci va qualcuno prima di me e defalca, io mi perdo qualche capitolo. Da musei, agli addirittura me la circolerei. Lorenzo è un gran sarto, zio Teodoro, fa i vestiti ad Aldo Moro, ma non vuol farlo sapere. Sì, ma a me non me li faccia, guarda. Io te... Lorenzo è fricco dal fitto suolo, puro sangue romagnolo, la mammina di Maria. Mammina, bella mammina, cara, che piacere di averla qui, s'accomodi mammina. Mamma non si meravigli, zavanotto, se non mi commuovo presa, io sono un po' di lacrima restea, sono forgiata in altro clima, altra Italia, io sono della Romagna, ma quella nera, quella che per vent'anni mobini creò un'atmosfera. Non si giustifica. Non si giustifichi, signora. Non si giustifichi. Volevo dire, so bene l'affetto che ha per Maria. Mamma dico, lo può ben dir forte. C'ha la Maria, la figlia dell'amore. E l'amore? Lo dico, è stata concepita all'ombra del littorio. Però... che mi ricordo mio marito, il povero Aleandro, mi portò a Rizzone, che ero di 4 mesi. Prestino. Quando dalla finestra dico, Sciarbole, e ti vedo il duce. Ah,
a torcio nudo, che andava a trebbiare la sabbia. Oh. Allora mi metto il costume tricolore con il fascio sul petto, ci corro dietro e ci dico: Duzi, viva l'Italia! Ma proprio così, Viva l'Italia! E il Duzi mi guardò con quello sguardo d'acciaio, e in ricordo di quello sguardo, quando mi nacque la Maria, la chiamai Maria Littoria. Eh già. Che poi, dopo il crollo del regime, dovemmo ben bene ribattezzarla Maria Latina. Immagino. Io che cosa volevo che dica? Immagino, non so, il dispiacere, il disappunto di suo marito. Il povero Leandro, bam bam bam, ma lui per la famiglia, mo che uomo. Mo che uomo, peccato che non sia qui con noi. Ne sentiamo proprio la mancanza. Ah, chi lo dite? Mi è lasciata nel fiore. O dico? Son da buttar via Brigia. No, no. Scianta? Dica. Scianta che gambe. Tocchi? Tocchi? Alabastrine. E tocchi? Ho toccato. Carrera. Come dice? Carrera. Carrara. Di marmo. Ma allora di mermo! Me lo diceva sempre il povero Leandro. Mo tu hai le gambe apuane. Ai ai ai, avete signori, ehi ehi ehi, che bello rende lei. Ai ai ai, sono sfidato, ma sempre darmi poco. Adesso quasi a titolo di sfida, fa conduce con Armida e al telefono straparla. Vai di andarlo pure no, vai di andarlo pure no, vai di andarlo pure no. Vieni. Io poi questa Armida ancora devo capirla. Tutte le sere cinema, ristorante, night. Aveva la 600, appena uscita la 850 se l'è fatta. La villa d'Anzio e il marito poverino che fa? Importa il tabacco messicano, che vuoi che guadagni? Niente. Che fai? Vado al cinema. Ho la valigia? Sì, perché Armida domattina va ad Anzio, così stasera andiamo al cinema, poi io dormo da lei e domattina partiamo presto. Ah, andiamo ad Anzio, dall'avvocato Belgredi, alla barca nuova. E chi è l'avvocato Belgredi? Ma come chi è? Sì, chi è? Sai, però alla lunga il mare mi annoia, ci sarò al massimo una settimana. Una settimana? Mm-hmm. E in casa non ci resta nessuno? Perché dovrei restarci? Come perché? Perché ci sono sempre mille cose da fare. Quali? Mille. Una. Una. La tartaruga. Chi dà da mangiare alla tartaruga? E il portiere. Ah, ricominciamo col portiere. Quello non gliela dà la lattughella fresca alla mia tartaruga. Vogliamo farla morire di fame? Dillo. E non lo dice, eh? Adesso telefono ad Armida e le dico che Maria non può uscire con loro. Già, che poi io la mando a spasso con l'avvocato Belgredi. Che ho capito anche chi è. Quel coso alto 1,80 ammalato di gigantismo. Buonasera. Tieni. Povera cocca mia, tutta bagnata, avevo ragione, t'hanno lasciata fuori, povero amore, eh? Adesso vado a prenderti il phon e ti asciugo. Maria, guarda che bagni per te. Guarda. Ma che hai fatto? Vieni qui che ti asciugo. Non mi toccare, sai. Asciuga la tartaruga tu. Io mi asciugo da me. Oh, siamo alla ribellione. Capirai, è ricomparsa Armida, come ti invidio, guarda. Come ti invidio la fortuna di avere un marito senza parenti. Io tutti fu. Però in compenso hai gli amici. Lascia stare Filacchioni, eh? E in questa casa uno non è neanche padrone di avere un amico. E allora ve lo devo proprio dire, chi è il suo amico Filacchioni. La prima volta che mi apparve in tutta la sua magnificenza fu in quell'assurda casa del tavolo in cui eravamo andati ad abitare, subito dopo il viaggio di nozze in attesa della casa nuova.
due stanzette striminzite, tanto che io stupida pensavo, poverino, chissà come sarà stata solitaria la sua vita prima di incontrare me. Avevo appena finito la doccia, stavo asciugandomi quando sento girare la chiave nella porta. Penso, è Lorenzo che torna. Invece no. Era Filacchioni. Ammappeli però sti cinesi, che fenomeni! Parapapunzi, punzi, po, parapapu, ebbrezza e voluttà, tutto nirvana e democrazia popolare. Mi vado a dare una pettinata. Oddio, che è? Che è partito il treno? Au! Che non hai mai visto un marittimo? Non si avvicino, chiama aiuto. Che c'ho bisogno d'aiuto io? Sei la patanfrana di Lorenzo. Cosa sono? La patanfrana. Sei nuova, eh? È nuova. Uno non è padrone d'andare un mesetto all'estero che quando qua ritorna trova tutto il giro cambiato. Fammi te vedere sotto panni. No! Au! E beh, qui i fatti sono chiari. Il primo che entra rivolta il tappetino, così quell'altro vede, salve, dice, saluta a te, e se ne va. Mo' fatti conto che vi beccavo sul fatto, va bene che sei una patanfrana, ma è indelicato. Cosa sono, scusi? Dimmi un po' le lenzuola, avete cambiato. Ma giù le mani, cosa cerca? La cifra. Dov'è la cifra? Perché non c'è la cifra? E di che pure sono le mie, senti che mussoletta scrocchiarella. Ma andavete messa sta cifra, voi vedete che state a piedi, eh? Calli, te, FF, Filacchioni Fernando. Ah, dovevo immaginarlo, lei è il caro amico, quello con cui Lorenzo divise i suoi sogni d'infanzia, le prime illusioni. Tutto, amo sempre fatto a mezzo di tutto, gli sordi, le donne, il piede per terra. Cosa? Questo. Dunque... Qui pagamo metà per cranio, anzi pesa tanto porello che gli devo dare pure qualche mesetto addietrato perché io vado e vengo, sono inafferrabile. Senta, perché non dà la sua quota a me? Poi la do io a Lorenzo. Ingorda. E sei ingorda, bella, perché c'hai un busetto, ma ingorda. Ma come non ti basta quello che ti passa Lorenzo, che lui con le donne ci spende facile? Lulù, la francese, con lui ci si è fatta nova. Oh, senta, basta, signor Filacchioni! Io sono la moglie di Lorenzo. Io sono la sorella. Sia gentile, dentro quel cofanetto ci deve essere il mio certificato di matrimonio. Del cofanetto? Mm-hmm. Il certificato di matrimonio. Mm-hmm. Ah, a me quanto mi divertono ste ragazzette quando cheruzze. Cos'è? Ha perso la parola. Io gliel'avevo sempre detto a Lorenzo. Tu gira gira va a finire che te sposi una patanfrana. Sentito? E la cosa più offensiva non era tanto questa sua ostinazione quanto il fatto che non riuscisse neppure lontanamente ad immaginarsi che Lorenzo poteva essersi sposato con una donna che non fosse una... Come ha detto, scusi? Patanfrana. Ecco, e nell'andarsene... Buonasera, signora patanfrana. Ora io non vorrei sembrare... Non vorrei sembrare troppo suscettibile, perché capisco che un uomo prima di sposarsi... Però mi si è aperto un baratro, ma chi ho sposato io? L'emulo di Filacchioni? E poi dico un marito che porta a vivere la propria moglie in un... Come l'ha chiamato? Beh sì, insomma lì. Eh no, decisi di punirlo. Saluta a te! Filacchioni, apri, non puoi stare qui. Non trovo, messier Filacchioni dorme, è fatiché? Ha portato pure una donna. Ma tu chi sei, Lorenzino?
Sì? E tu chi sei? Non mi riconosci, sono Lulu la francese. E capirai. Senti Lulu, fammi la cortesia. Sveglia. Non posso, è fatiche. Guarda, se apri ti regalo 10.000 lire. Passale sotto la porta. È pure malfidata. E va bene. Ecco la 10.000 che scatta. Adesso apri. Subito. Bravo. Senti lui. Tu vai. Aglio! E tu continui a spendere i soldi con le patanfrane. Con che? Non si chiamano così? Me l'ha insegnato Filacchioni, simpatico quell'amico tuo. Ah, perché Filacchioni è qui? Perché è fatiche? Ai! Non andar via. Va bene, la colpa è mia, ma solo maledetto fibro qua che ti spiegherò. No, no, Maria, non andar via. Non farla è una pazzia, ti pare giusto aversela con me. E son perché non fare la testata, ma perché sta, c'è perché tu guarda, non conosci. E dico, fermati, sento, faccio quello che farò. No, no, Maria, per cortesia, oh, ti prego, non andar via. Ma sai che non puoi fare senza me, senza te. Se tu senza ragione, chi si ti a dire no? Io per disperazione, lo sai cosa farò? Ebbene vado sotto un tram, o mi arruolo nel Vietnam. Santa Maria, anima mia, ho tolto pur tutta via, perdonami, facciamo pace a te. Che bugiarda! Non è vero che le cose siano andate come lei le ha raccontate, io pregarla, io supplicarla, tutto il contrario. Lorenzo! Lasciami andare! Non andare via! Ma ci voglio andare! Va bene, la colpa è mia, lo vedi, sono qui alla tua mercé, è su pietà di me! Pietà non c'è! No, no, Lorenzo! Lasciami andare! Non andare via! Ci voglio andare! Non farlo! Follia, io sono la tua schiava e tu il mio re. Cado i tuoi piedi. La sono fatta grossa. Ma schiaffici al va. Io sono piaga nostra. Per chiedere pietà. Oh, fermati se no. Io non so cosa farò. No, no, Lorenzo. Non andar via. Mea culpa, la colpa è mia. Ma misericordioso, sì, perché io vivo in te. No, bugiardo era lui. Era lui che si strappava i capelli. Balia! Lo vedi, sono in balia, d'un attacco di schizofrenia. Chiama la pazzia! Questa manderebbe in galera il padre. Figuratevi se io. Ma mi riprendi i capelli, alzati. Lei invece sì. Lorenzo! Eccomi qua. Sono un arpino. Lo riconosci, Alfino? Un mostro di villania, ma non voler che il tuo trionfo sia. Eh? La morte mia. Che faccia tosta, era così. Per quel mio gesto insano, io frate mi farò. E con padre Mariano, le ore passerò. No. Era così. Arresta che se no. Che se no. Carachiri mi farò, non è vero. Maria, non andar via. Amore della mia che tanto chiamo in armonia. E con mia. Maria, Mariuccia mia. Maria, Mariuccia mia. Thank you.
va bene. Vabbè, ammettiamo pure che sia stato io, però guarda che questa volta Maria non andar via, non te lo dico, anzi, Maria va pure via con tutta la compagnia e così sia. Sentitelo, sentitelo, io sto via per una settimana. Sei tu che vai via per sempre. Io resto. Sì, ho riflettuto. Dunque tu stai via, vediamo un po', una settimana, no? L'importante è che quando torni non mi trovi più, così posso fare tutto con comodo. Hai sentito, amore? Domattina andiamo a fare una bella passeggiata insieme e ti compro due piedoni di lattuga grossi così. A proposito, ce l'avranno la lattuga al supermarket? Parli con me? Sì, adesso ci sono e... Leva quella spazzola. Perché? È di tartaruga, le fa tristezza. E stasera ti faccio venire Filacchioni. Così ti racconta le favole delle belle tartarugone dei mari del sud. Bravo, bravo, fallo venire. Così gli restituisci tutti i graziosi regali che ci ha fatto. Allora sei anche poco gentile, scusa. Ma come, quel poveraccio, da ogni parte del mondo dove va ci manda un ricordo del luogo e con che dediche. Da Stoccolma con amore, da Pechino con amore. Da Parigi con amore, le carte con le donnine. Da Calcutta con amore. No, questo è un classico, il Kama Sutra. E questo? Questo non ti dice niente? Da New York con amore. Questo è il capolavoro di Filacchioni. La tenerezza di questo povero amico mio tutto solo a New York, come un americano a Parigi. Si ferma davanti a una vetrina, vede questo disco e già immagina la gioia che proveranno Maria e Lorenzo allorché il postino suonerà alla porta. Avanti. C'è un pacco da all'America per lei. C'è da firmare la ricevuta. Che c'è il zeppo? Cosa? Il zeppo, il lapice. Il mio mi è diventato un momento. Un mozzone, glielo presto. Grazie. Che c'ha parenti in America? Io ho uno zio imbragato fino qui. In Brasile, ho uno zio in Brasile che si conosceranno. Tenga, grazie. Il ceppo. Ah. Beh. Buon Ferragosto. Qua siamo a maggio. Io ci ho provato a... Hai visto mai che ti trovavo svagata di calendario? Beh, sa che le dico? Dica. A Lorenzo e Maria da New York con amore, per rendere più belle le loro notti, l'amico Filacchioni Fernando. Of Two Streets. Che abbiamo un piccolo discorso da donna a donna. Come fu ieri sera il bacio della buonanotte? Così così. E allora io sono proprio la ragazza che puoi aiutarti.
sono un reginetto dello striptease. Questa sera, quando tuo marito sarà in letto, metti questo disco. Come spogliarsi in fronte a vostro marito. Sei tu pronta? Vuoi fare una prova con me? Ah, un piccolo momento. Hai tu le orecchini? Esse sono indispensabili, perché quando una donna si toglie tutti e due le orecchini... Aha! Ah, io dimenticavo. Spegni via la grande lampada. Spegni e lascia acceso una piccola luce che crea un'atmosfera discreta, misteriosa, sexy. Bene, ora tutto è pronto. La giusta luce, la giusta musica, il giusto momento. E speriamo il giusto uomo. Togliete il guanto, no, un dito per volta, cominciando dalla punta, piano, piano, sexy, ed ora le altre. Ora togliete qualcosa, non così, sexy, sì, così, ecco, ed ora le scarpe. Come vanno, vanno. No, in modo sexy. Le calze? Lo sapevo. Nella giusta luce, vedere la linea della gamba. Così, srotola, piano, piano, piano. Ed ora il vestito. Vuoi una Coca-Cola? Uno entra all'improvviso in cucina e trova la moglie che fa lo spogliarello e si sente dire porco, che almeno me lo avesse detto in francese, sa, cochon. Invece no, mi disse porco. Mi dissi porco perché stavi lì a guardarmi con certi occhi. Neanche fossi stata la vedova d'Amburgo, un marito serio due schiaffi mi avrebbe dato. Ad ogni modo sono pronto, adesso chiamo un taxi. Te lo chiamo io il taxi, con piacere. Così te ne vai prima. Pronti? Pronto, parcheggio Bambina di Capurò. Speriamo che adesso uno ce ne sia. Ok, guarda che io ce l'ho. Pronto? Ma che? Nessuno. Nessuno? E io mi sono. No. Magari ci stanno, ma per non bagnarsi restano chiusi in macchina e non vengono a rispondere. Ma se sono perduto a nodo, io ne sto a affogare, c'è la faccia. Niente, è una vergogna. Ma sarai una vergogna te, brutto. Niente da fare, Verità, sì. Mi dispiace molto. Non ti preoccupare, vado lo stesso. Ma aspetta almeno che spiova. Senti, senti Maria, hai tempo, guarda. Poi l'ultimo film non comincia mai prima delle 11. Lorenzo, io non sono come te. Tu te ne stavi andando perché non ti importa niente di me. Ed hai fatto tutta quella commedia per restare. A me dispiace molto lasciarti. Moltissimo. A devo andar via. No, no, non saluto la tartaruga. Saluto te. Addio, Lorenzo. Maria, ti proibisco di uscire da questa casa! Ma sei impazzito! Ho detto di no! E se poi ti prendi un malanno non voglio essere responsabilizzato! Lorenzo, non ti ho mai visto così! Ma cosa credi? Che se appena appena fosse stato possibile non sarei già uscito io? Ma non c'è nessuno per la strada con l'acqua che viene giù! Stanno in casa perfino gli ammiragli! E io dovrei lasciarti uscire? E il dottore?
Chi lo paga il dottore? Per carità, per carità. Se la mettiamo sul piano della piazzata, vado di là e aspetto che piova. Aspettando che spiova, dietro i vetri bagnati, trascorrono istanti che sembrano istanti sprecati, ma portano con sé il ricordo di un attimo che fu, e il cuore all'improvviso lo ritrova. Aspettando che spiova, che via vai di pensieri, nei vetri bagnati ti specchia un ricordo di ieri. Un batter d'occhi e il sereno che adesso non c'è più, miracolosamente si rinnova così. Aspettando che spiova, io rivedo per via quei due fidanzati chiamati Lorenzo e Maria. Di colpo piove e si riparano in fretta in un caffè. Chissà se lui ricorda e cosa prova. Aspettando che spiova, al quattrone d'aprile, la solita sfida nuvola primaverile. È l'invito l'anima, si rischiara la mare più, e la città la vanta senza uomo. Amore, ancora c'è un splendido bello, un bacio. Thank you.
aspettando che spiova. Aspettando che sia. Armida, sono Lorenzo. Oh, chi ti sente? Ecco, Maria mi ha incaricato di dirti che questa sera non può venire al cinema con voi. Lo so. E nemmeno domani ad Anzio. Perché volevate andare a mare? Perché non dovevate andare tutti insieme con l'avvocato Belgredi? Belgredi a Torino. Scusa. Maria stasera non doveva uscire con voi? Ah sì, in un primo tempo. Poi non dico che preferiva restare a casa con te. Ah, sì. Infatti lei ha appena dato la... Va bene, grazie tanto, ciao! Va bene. Scusami. Che vuoi? Ha smesso di piovere? No. Mi sono reso conto di aver esagerato. Vedi, la prepotenza è contraria ai miei principi. Se resti, devi farlo di tua spontanea volontà. Resti. No. Appunto. Se vuoi andare, vai pure. Allora tu non hai niente in contrario che io vada al cinema con Armida? Ti diletti un po'. Ed una settimana ad Anzio? Ti ozoni. Come? Ti ozonizzi, ti riempi di ozono. In barca con l'avvocato Belgredi. A largo ti ozonizzi molto di più. Pronto? Armida? Scusa, sono Maria. Ti ha telefonato Lorenzo poco fa. Grazie, poi ti spiegherò. Ciao. Ciao. Sei un topo, sei gretto e sei meschino, ecco quello che sei. Sì, sì, intanto t'ho beccato. Ma non hai capito che tutta questa storia l'ho inventata per te? Per me? Certo, perché ho pensato come fa quello testardo com'è a dire adesso non me ne vado più. Devo aiutarlo. Allora ti ho detto che me ne andavo io, sicura che tu avresti pensato dove va adesso questa povera donna, sola, avvilita, abbandonata e davanti al fatto nuovo, avresti detto mettiamoci a sedere e veniamo a una chiarificazione, anche perché io il motivo di tutta questa tragedia ancora non l'ho capito. Ma l'ho capito io. Qual è? Vai avanti, continua. Ho voluto solo darti una base onorevole d'incontro per evitarti la capitolazione. Capitolazione a me? Se tu avessi capito subito che la mia era una bugia, io sarei stato disposto a buttarti le braccia al collo. Sarebbe bastata una sola frase. Mettiamoci a sedere e veniamo a una chiarificazione. Oh. Ad ogni modo, poiché si dà il caso che in questo momento non piove più, adesso te ne vai tu! Come non piove più? Piove più. Mettiamoci a sedere e veniamo a una chiarificazione. No!
Ma adesso non sarebbe troppo comodo. Hai detto che aspettavi che piovesse fuori. Adesso fuori. Dovrei fare la pipì. Ti ho detto di andartene via! Ah, si sfascia! E dimmelo che si sfascia, magari mi sacrifico, rinuncio ad andarmene, ma collaboro. Vaso cinese di zia Federica. Oh no! E io spacco il piatto del tuo rabicchi! Quello no, eh! Già fatto! Dove sta? Dove sta l'arcangelo radiante in gloria? Sta di là? No! Allora, Lorenzo, no! Guarda che se solo ci provi! Ci provo! L'arcangelo radiante in gloria, una mia scoperta, per questo lo odio. Mi sono fatta 2 chilometri a dorso di somaro per scovarlo, su! In uno di quei conventi di montagna dove ancora gli antiquari non erano arrivati. Candido mi dava quasi di morso approfittare della sua celestiale ingenuità. Gli esposi il motivo della mia visita e lui. No, no, qua non si vende più niente ordine del vescovo. Questa moda dell'antiquariato ecclesiastico è diventata proprio uno scandalo. Vai in una casa signorile e ci trovi in un confessionale adibito ad uso di cabina telefonica. Che poi è pretende troppo, perché con quelle che si dicono questi signori artolugati quando che si telefonano, il confessionale si scunocchia. Va bene che ha resistito alle burdate degli peccati degli contadini sotto Pasqua, ma insomma, mica di ferro. Beh, io mi accontenterei di una cosa qualsiasi. Figlia mia bella, se ti accontenti questa tutta roba di scarte, capo, capo, che tutta gratis. Ah no, padre, io vorrei pagare. E te sto a dire che non si può. Poi magari mi fai un'offerta per i poveri, pace e felicità che lo signore te la accresce. Sarò felicissima di farlo, padre. Io non sono tuo padre. Sono un povero sacrestano ignorante. Tutto qui? No, no, anche di là. Senti, ti interesserebbe un San Giorgio che si ingroppa lo dragone? Che volendo ti potesse dare il dragone sfuso che te lo metti di dietro al vetro dell'automobile ad uso di coccodrillo barzamata? Ma tu capa, capa, che poi mi fai un'offerta per i poveri, pace e felicità che lo signore te la cresce. E questo cos'è? Beh, un quadruccio che te lo schiaffi da capo del letto. Guarda, c'è sta pure un occhiello per infilarci la Parma benedetta. Non ti piace, eh? E non mi piace nemmeno a me. Di come pitta su Raffaello. Raffaello? Raff. Avevo scoperto un Raffaello, capite? Quel povero sagrestano tontolone, lo disprezzava pure. Ma che stai a guardare? Buttalo quel quadraccio! Non ti interesserebbe di più questa mano mozza di profeta biblica che se ci infili in un zeppo ti diventano un grattaschiena di lusso? E che grazie buono! Padre, io preferirei qualcosa più sull'arredamento. Sull'arredamento? Me lo potevi dire subito. Allora ci starebbe, guarda, quest'arcangelo radiante in gloria con l'udito imbirioso. Questo, quando sull'udito imbirioso ci hai messo una lampadina di 100 candele, ti diventa molto più radiante. Che non è mica tanto malvagia, eh? L'ha fatto un certo Donatello. Donatello?
E Raffaele, Donatello, uno pittali quadri, un altro fa i pupazzi. Pure un Donatello! Ma che ti rivolti per contare i soldi? Quello che è, quello che c'hai, poi mi fai un'offerta per i poveri. Pace e felicità che lo Signore te la cresce. Padre, io vorrei l'uno e l'altro. L'uno e l'altro. Ecco, figliuola. Grazie. 300.000. 300.000? Cada uno. Ma non aveva detto che era un'offerta per i poveri? Ma figlia mia bella, è che i poveri in Italia sono meno di 600.000. Viene a lira a testa, manca la vergogna. Io non mi capisco a questo punto. Allora posso prendere questo, per il quadro ripasserò. E dite sempre tutti così, poi non ripassa più nessuno. E lui vuole romperlo. Vuole romperlo per farmi rabbia, ma io non glielo permetto. Avanti. Vediamo che fai col mio arcangelo radiante in gloria. Adesso vedrai che volo che fa quest'arcangelo. No, ti rompi, lo spaccalo, provaci su. Insomma, uno a casa sua non è padrone di sfasciare un arcangelo. Poi capirai questo pezzo raro. Come hai detto? Niente. No, Didi. Andiamo. Che lo sai anche tu che se gratti qui sulla testa viene fuori la carta di giornale. Tieni. Vuoi sapere che fanno al supercinema? Te! Solo che vuoi mantenere il punto, la spada! Scoppiavi, Scoppiavi se non lo dicevi. Lo sapevamo tutte e due che era di cartapesta. Io è vero, l'ho scoperto dopo di te. Però avevo apprezzato il fatto che tu non me l'avessi mai fatto pesare. Non volevo darti un dispiacere. E adesso sì. Adesso me lo puoi dare un dispiacere. Ma guarda che la spada si riaggiusta. Da qua. Oddio, che è? Che è? Sarà saltata una valvola. Proprio adesso che stavo per andarmene. Adesso dovrò ripararla. Figurati il tempo che mi ci vorrà. Ma no, è un guasto generale, tutto il palazzo è al buio. Ah, non è la valvola? No. Però, vuoi vedere che si rimette a piovere? Guarda, mi sbaglierò, ma è questione di attimi. Verrà giù il diluvio. Senti nonno che va a spassi in autobus. Hai paura? Io no, ma... Ma fa qualche cosa! Calma. Calma. Al buio non si litiga. Al buio un uomo e una donna possono fare altre cose, ma non è il caso nostro. Dove sono le candele? Non ci sono. Ecco, non c'è mai niente in questa casa, mai! Le torce del cantiere. Se non ci fossi io... Saremo blai! Che? A momenti acciaccavo la tartaruga. Sempre in mezzo questo rettile infingardo e insalataro. Tartaruga? Tartaruga? Dove sei? Vieni. Vieni a farmi compagnia. Eh? Tartaruga? Sei qua sotto? Ecco. Ecco le torce. Maria. Maria. Ecco le torce. Maria. Maria! Sono qui! Ah, sei lì? Ne ho portate due. Così possiamo anche non stare troppo vicini. Però, quando eravamo fidanzati e ci fermavamo con la macchina a Villa Balestra, non avevi paura del buio, eh? Mi fermo qui. Ci sono troppe macchine. Ma chi vuoi che si interessi a noi? Mostra quei fari! Non vedi che ci guardano? Andiamo via. Ma no, restiamo qui. Che stai facendo?
Sto appannando il vetro. Le pensi tutte. Vieni un po' più in qua. Senti, amore, senti, è la radio d'un'auto vicina che fa il sottofondo all'amore serale degli innamorati. È l'orchestra di Villa Balestra che suona per noi. Senti, amore, senti, altre radio s'uniscono in coro, però sottovoce, per non disturbare il silenzio dei baci. È l'orchestra di Villa Balestra che canta per noi, la 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 la. Senti come uguale l'amore di ognuno, un po' di penombra, una luna d'aprile, un soffitto di stelle e l'orchestra di Villa Balestra che canta per noi. Senti, avvicina, dammi la mano e fantastichiamo ad occhi socchiusi ma senza parlare. C'è l'orchestra di Villa Balestra che parla per me. Perché hai tirato fuori questa storia di Villa Balestra? Adesso. Così. Il buio mi rende sentimentale, lo sai. E i compleanni no, vero? Gli altri sì, questo no. Perché questo no? Ma che è il terzo grado? Leva questa luce. Senti. Dimmi. Io lo so che il regalo non ti è piaciuto. Però tutto questo putiferio, c'è un altro motivo, vero? Certo che c'è. Vedi, siccome senza volerlo ci siamo messi a sedere, potremmo, sempre senza volerlo, venire a una chiarificazione. Ma senza questa luce però. Ma anche tu, non dovevi dirmi una cosa? Perché non mi dici prima la cosa tua? No, parla prima tu. No, prima tu. No, prima tu. Va bene. Oh. Che è successo? Oh, mi spiace. E guarda, questa non funziona più. Lo credo. E neanche quest'altra. Si devono essere fulminate le lampadine. Fammi vedere. Le candele. Certo che ci sono le candele. Le vado a prendere subito. Come prima non c'erano le candele. Adesso ci sono le candele. Ha sfasciato tutto, questa non funziona più. Questa nemmeno. Ai, 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 qui siamo da capo, Questa è come la telefonata d'Armida, un altro trabocchetto. Voglio proprio vedere come va a finire. L'avevo preparata per la fine del pranzo. Però... anche come illuminazione d'emergenza non c'è male, vero? Sai a cosa sto pensando? A cosa?
che potrei anche dirti buon compleanno. Vuoi soffiare? No, aspetta, un attimo. Ecco. Insomma, la vogliamo finire, sì o no, con queste buffonate? Ha rovinato pure questa. E allora la finiamo subito. No, la finisco prima io, basta. Accidenti, dov'è la mia valigia? Questa volta non mi ferma più nessuno, sai. Me ne vado. Quella è la mia. Ah, scusa tanto. Me ne vado. Un'ultima cosa. No, me ne vado. Se avessimo avuto dei figli, te ne andresti lo stesso. Questa è proprio l'ultima cosa che avresti dovuto tirare fuori. Ragazzi, venite qui intorno, è questo un gran giorno che voglio segnare a lettere d'oro sul mio calendario. E a tutti, a voi tutti, per premio darò una settimana di doppio salario. Qua la mano e dividiamo questa mia felicità, un pezzetto per ciascuno e da tutti basterà. Qua la mano, vecchio gesto, oggi temo te, ma fra di noi stravalido, perché come io fraternamente do una mano a te, così tu la dai a me. Qua la mano, siamo amici, qua la mano a te, non sentite nella stretta come un certo non so che, un fluido di cordialità, una carica di bontà, un attimo romantico. Mattone dopo l'altro e la casa che ne so, una mano aiuta l'altra e due mani tante più. Ed allora qua la mano con sincerità e dividiamo la felicità. Come io fraternamente do la mano a te, così tu la dai a me. Qua la mano ti dà un giorno, qua la mano hai detto tu, e una candida cicogna sta partendo di lassù. Nel cielo la cicogna va, ed il vinto che le porterà è un tenero miracolo di solidarietà. Maria. Marie,
Maria mia bella, Maria mia, mia Maria. No, piano. Cammina piano. Amore, ti porto subito a casa, sai? Vittorio, la giacca. Grazie. Maria, te ne prego, non camminare. Il terreno è accidentato. Siedi lì. Ecco. Amore mio, non mi sembra vero. Ecco, forse è meglio. Che cosa? Che non ti sembri bene. Perché? Beh, non ti decidevi mai a scendere. Oh! Allora io ti ho detto la prima cosa che mi è saltata in testa. Lorenzo, ma non è vero che aspetto un bambino? No. Ma pensa che stupida. Ero passata per salutarti, ma... Ma tu non ti decidevi mai a scendere! Mm. Avete sentito che cosa è andato a ritirare fuori? E non ha capito niente. Io è da un'ora che sto cercando di fargli capire una cosa. Tutti l'avete capita. Tutti avete capito che io questa volta aspetto veramente un bambino. Ma lui no. E pensare che basterebbe che andassi da lei e le dicessi: guarda, 2 mesi fa ho letto il tuo diario e so che stasera avresti dovuto regalarmi un tavolo da disegno. Invece ti presenti con un lumetto, perché? Ma questa volta non glielo dico. Non glielo dico più. Magari vado in Svizzera, poi torno e gli faccio trovare il bambino nel letto come Tom Jones. Ma voi capite che significava per me quel tavolo da disegno? Bello, grande, 200.000 lire, c'era tutto. E invece un lumetto. Perché? Ma adesso me lo deve spiegare. Hai buttato la chiave. Cosa credi di ottenere con questo gesto assurdo? Così abbiamo risolto il problema. Non esce più nessuno, né tu né io. E parliamo. E invece non parliamo. E invece parliamo. Mm.
E invece non parliamo. E invece parliamo, del resto lo hai detto tu. Mettiamoci a sedere e veniamo a una chiarificazione. No, io avevo detto se tu l'avessi Basta, comunque l'abbiamo detto. Mettiamoci a sedere e facciamola finita. È lungo il discorso? Questo lo stabilirò io. E io stabilirò fino a che punto ascoltarti. Torno subito. E così parla per primo lui. E non brontolare. Uffa! Sì, sì. Te ne accorgerai. Te lo do io il lumetto. Il lumetto. È l'ora della verità, io ti inchiodo, mica no. Maria! Maria, io ti faccio una requisitoria che nemmeno Perry Mason te la fa. Vostro onore. Che fai? Mangi. Mi è venuta fame. Mangia. In un momento simile, lei mangia. Vedi la differenza che c'è fra noi? A me solo a vederli quei panini fanno venire la nausea. Strano, a me invece passa. Non dovevamo sederci? Io parlo in piedi, parlo. Che è, prosciutto? No, è salame, tanto a te non piace. Ma chi ti ha chiesto niente? Chi? Naturalmente saranno tutti col salame. Avanti queste con le alici. Non lo voglio, era solo una domanda e preparati, che te ne devo fare parecchie di domande e di ben altro peso. Dunque. Sai adesso che cosa mangerei volentieri? Una fetta di cocomero. Fresca, rosso. Il cocomero? A maggio. Lo so, una fantasia, non può venire? Eh no che non può venire, scusa, sai che devo farti un discorso, te ne esci col cocomero. Allora vuoi eludere? No, dico, il cocomero. Nemmeno fosse incinta. Oh. È inutile che sbatti, il cocomero non c'è. Non dovevi farmi un discorso? Sì. Ma aspetto che tu abbia finito di mangiare. Mi distrai. Per me? In quello con le alici, ce lo hai messo almeno il burro? Lo sapevo, non c'è il burro. Ma come si dice burro? A burro e alici. Lo sanno tutti, lei no. Proviamo a birra e alici. Un momento. Ti ricordi quando sono stato tanto ammalato? Quando? Ecco. No, dico, in questa casa uno potrebbe morire e tu non te lo ricordi. Come quando? Quando ho avuto quella febbre virale violentissima. Ah, l'influenza. Chiama l'influenza, so che venne pure il prete. Era Pasqua. Il prete era venuto a benedire la casa. Sì, sì. Io comunque me lo sono visto all'improvviso in camera. E allora mi sono detto, ci siamo. Sono arrivato a Porta Inferi. Ma che c'entra? Che c'entra? Che c'entra? Cominciò tutto quel giorno. E se ci pensi bene, vedrai che te lo ricordi anche tu. E così? Sono due mesi che cova questa lite. Cominciò tutto quel giorno. Boh, che gli avrò fatto? Eppure l'ho assistito. Come si assiste un malato vero. E non aveva niente. Niente, un'influenzetta, ma si era infantilito. Come tutti gli uomini appena hanno un po' di febbre. Maria, me lo levo il termometro! Un bambino di 2 anni e il suo più bel giocattolo, il termometro. Maria, è ora! Sono proprio curiosa di sapere cosa successe di tanto grave. Cosa mai può essere cominciato quel giorno? Brr, bah, 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 bah.
Amore, levati il termometro, su. Mamma mia, quanto mi sento male. Ecco, lo sapevo, è aumentata. 37,3. Vedi come aumenta, stamattina avevo 37,2. Avanti, amore, cerca di dormire, su. Non posso, se mi assopisco entro direttamente in coma. Maria! Amore? Mi porti il televisore? Non c'è niente a quest'ora. Non c'è la TV dei ragazzi. Non la vedo mai. No, amore mio, è presto. Beh, portamelo lo stesso, almeno mi guardo un po' il monoscopio. Avanti, ciccino, cerca di dormire, su. Ma tu mi dai la manina? Sì, amore. Ma non è che appena mi sono addormentato me ne lasci una di gomma e te ne vai? Beh, allora dormo. Eccolo lì. Già dorme il mio consorte, seraniziato sotto la coperta, i capelli all'insù, la bocca aperta. Quando sta male Bruzzarello forte, oddio, non è che quando sia guarito, ma è mio marito. Ora che fa? Butta via le lenzuola, meglio coprirlo sia per il febbrone, sia perché questo amato bambinone porta il pigiama, ma la giacca sola, e russa ha pure questo requisito. Ma è mio marito. Eccolo lì, sbagliato in tutti i modi, quando è al cantiere fa il sindacalista, parla sempre d'azione progressista. Poi quando al dunque crede in Malagodi, perché dice che è sempre ben vestito. Ma il mio marito, guardalo lì, riposa il mio guerriero. Guerriero, non vi dico le sue gesta, ogni sera o è stanco a mal di testa. Ragion per cui l'ardore battagliero a poco è diventato un mito. Ma è mio marito. Eccolo, eppure mi vuol bene e gliene voglio anch'io. Ma come faccio, tutta colpa del mio caratteraccio, che quando sto per dirglielo interviene, povero bambinone insonnolito. È mio marito? Va! Capite? Era sveglio e fingeva di dormire, chiaro. Eri sveglio, vero? Sì. E me lo dici soltanto adesso. Per 2 mesi non hai detto niente. Perché volevi che ti dicessi? Che rubavi? Ah già, perché naturalmente tu solo questo hai pensato. No. Ah. Ho pensato pure che eri ladra. Per 10.000 lire. La prima volta. Ma poi... Eh già, perché in questa casa da quel giorno è cominciato l'esodo dell'oro. La mattina contavo i soldi in tasca ed erano sempre meno di quelli che avevo lasciato la sera. I conti della spesa aumentavano ogni settimana. Perfino tu, povera bestiolina innocente, perfino tu hai contribuito alla fuga dei capitali. Già, perché a mia moglie improvvisamente venne l'idea di farla lavare dal veterinario. Dice, è sporca, ma questo è un soprammobile, basta una spolverata. Poi dal veterinario chi ce l'ha portata? Io no, Maria no. Se ci andava da sola tornava dopo 10 anni, che alla camminata longeva. E invece, 1.200 lire bagno tartaruga.
dice, le fa bene alla pelle, le vanno via le rughe, brava, così la tartaruga mi diventa la tarta liscia. Finché due mesi fa ti ricordi, due mesi fa c'eri anche tu, come non ti ricordi, eravamo lì sul balcone, le piace tanto stare al balcone, si diverte a vedere la gente che cammina felice nel sole. Guarda, guarda la padroncina che scrive il diario. Beh, perché fai così con la capoccetta? Io lì per lì non avevo capito, ma lei mi guardava con quegli occhietti preistorici come per dire, a stupido, il diario. Già perché nel diario doveva esserci scritta la ragione di questo furto continuo ed aggravato. Però che acume queste tartarughine, eh? Aspettami qui, eh? Ciao amore, vado dal parrucchiere, ti serve niente? Dal parrucchiere? Sì, perché vado in centro. Amore, ma tu non mi senti, che hai? No, sì, ti accompagno. Amore, vado con Armida. No, ti accompagno alla porta. Grazie, amore. Che bel cappellino che hai. Grazie, amore. Prego, Gioia. Ma ciao, amore! Ciao! Speriamo di no, eh. Speriamo di no, altrimenti sarebbe inutile. Eccoli. Lo sapevo. Continua a scriverlo nella lingua madre, in romagnolo. Per non farmici capire niente, me lo ha detto anche, eh? Così se ti viene la tentazione lo apri e non ci capisci niente. Infatti qui dice: Oram so best ca iaveva ion chi luseva. Che è? Più oltre dice: Su ie una dimenga canza voi duvandè bouché malabri. Ma che è sta roba? Ma perché fatta l'Italia non hanno fatto anche l'italiano? Che ci voleva? Il più era fatto e io adesso ci capivo qualche cosa. La madre. Già, io me lo faccio tradurre dalla madre, così qualsiasi cosa c'è resta in famiglia. Dunque oggi è giovedì, la trovo al circolo romagnolo. Ma meno male che l'ho trovata, è un'ora che la sto cercando. E così si è lasciato prendere anche lei dal vortice di Terzicore. Venga, che le faccio fare la polca romagnola. No, io sono venuto per una cosa molto importante. Vamo di, come lo può anche spiegare ballando. Mi raccomando, balli e frizzi, strizzi e balli, insomma, frizzi. Matrimonio attraversa un periodo, diciamo così, congiunturale. Come dicono questi democratici, io ci piombo in casa una settimana e le sistemo tutto, che ne direbbe? Direi di no, stupido. Ah. Guardi, non serve, basta che di questo diario me ne traduca qualche frase. Bam bam bam, ma cos'è? Cos'è? L'ombra del dubbio? Pensa che la Maria ci confida la pagina, quello che non ci può confidare al marito. No, signora, non siamo a questo. A che ne so, scusi, mo sento un pupini, mo lei è proprio sicuro di assolvere ai suoi doveri coniugali. Ragazzi! Insomma,
ma dico, lei non pensa l'amica che la Maria con i soldi che le sottrae ci mantenga un uomo? No, dico che stia attraversando uno di quei momenti in cui prendono la moglie borghese quando vedono un muratore in canottiera. Perché Maria dovrebbe interessarsi al muratore in canottiera? Ma perché è umano, giovanotto, lei è Zeomet, dovrebbe ben meglio saperlo, dico. Non ho mai visto il muratore cotto dal sole quando il tricolore canta sul cantiere e lui ci toglie la canottiera. Mamma, dico, non le rimane con quella canottiera di pelle bianca disegnata sul tronco. Forse non si avrà mai fatto caso, ma guardi che piace. Vabbè, andiamo avanti. Allora lo mette. Che cosa? Che piace. A chi? Il muratore nudo. Anna. Mamma, cos'è la peregina? Zantine. Grazie. Zantine, Zantine, Zantine. Lei è proprio Zantine, passiamo un altro giro, sì. Ma sa come lo facciamo in chinese. Guardi, sì. Vede, la cosa importante è che non dica niente a Maria. Ma mo dico, per chi mi ha preso? Per una spifferona? Che è sta spifferona? Guardi, lei capì, l'ultima settimana è molto importante. Bam bam bam, mo che razza di diario però. Non me ne parli. Neanche una notazione piccante. Tutti i desideri infantili da notte di Natale. Ma si figuri che qui dice. Oh, che dice? Ma io decise di reprema che il fenere si hanno al tavolino da pitturè. Vogliamo leggerlo in volgare? Dite che ha deciso di regalarle per il suo compleanno quel tavolino da disegno che avete visto insieme alla fiera di Roma. Alla fiera... B.F. Zucker. Ma cosa dice? No, questo non è romagnolo, è il tavolo da disegno B.F. Zucker. Che dice poi? Dice però che, sentiamo bene, a noi ho il baiò. Baiò. E allora hai fatto la zoima. E siamo da capo a 12. Che cos'è la zoima? La zoima è la cresta. Dite che siccome non ha soldi abbastanza ce li sgrappigna lei direttamente dalla tasca intima della giacca. Per regalarmi il tavolo da disegno. Allora ho capito tutto, è tutto chiaro. Maria è un angelo, una creatura meravigliosa. Bella la sua cerazza mia! Con le guance di marmo! Carera! Mo di mermo! A salut, ragazzone! Grazie, mamma! Evviva, scoppio di felicità! Ma che moglie, che mia moglie, che carattere, che ingegno. Mi depapere il taschino per comprarmi un tavolino da disegno. Evviva, scoppio di felicità, per l'idea superlativa della dolce mia metà. Ero stato veramente preoccupato, dato che da questi aumenti sorprendenti del mangiare quotidiano che mia moglie mi annunciava a mano, e Binetta l'impressione che si fosse all'inflazione, col paese a gambe all'aria per la crisi monetaria. Ora che ci vedo chiaro e che so che questi aumenti travolgenti li inventava tutti lei, consapevole dichiaro che la crisi che ci coglie non è colpa del governo, è soltanto un fatto interno di mia moglie. Non c'è crisi, non c'è intrigo, quindi pavidi industriali, richiamate i capitali dalle banche di Zurigo. Non c'è crisi. Ma dico, non c'è segno di tracollo repentino, c'è soltanto un tavolino da disegno. Evviva, moglie mia, ti aiuterò. Alla bella iniziativa Toto Corde aderirò. Da quel giorno su indicato, che 2 mesi che ho passato, questi aumenti travolgenti io non solo li accettavo, ma altresì li incoraggiavo, provocavo, fomentavo. Lei diceva, la vitella è aumentata a 700, io sapendo che costava solamente 500 le dicevo, ma sei brava, io l'ho vista a 1100.
raggiungendo il triplo scopo che mia moglie il giorno dopo la pagava 500, mi diceva 1100 e intascava le 600 per aggiungerle al bottino del suo fondo tavolino. Sì, d'accordo, ero un truffato, ma ero l'uomo più beato del creato che 2 mesi che ho passato. Evviva! Il cammino è lungo, ma la mia idea cooperativa non si ferma mica qua. Ah, che 2 mesi che ho passato. Una volta ho incaricato il mio amico Ludovico di recarsi a casa mia e di dire alla Maria: vuol comprare 2 biglietti per la grande lotteria degli alpini di Belluno, 1000 lire al cada uno. Grazie, no, non mi interessa. Prego, sciura, fa una gotta. Ma la strada era tracciata e Maria la sera stessa navigò su quella rotta. Disse: ho preso 6 biglietti per la grande lotteria degli alpini di Belluno, 5000 cada uno. 30.000 e gliele detti. E una volta indirizzata la Maria su quella via, inventò una lotteria per ognuna delle nostre beneamate forze armate, artiglieri, granatieri, bersaglieri. Ed a furia di avallare questa truffa militare, ebbi pure la notizia che a distanza di 20 anni c'era ancora la milizia! Si raccoglie! È cosa buffa che a instradare il truffatore nella truffa fossi il povero truffato, ma ero l'uomo più beato del creato che 2 mesi che ho passato. Evviva! Che moderno ripetì! Ma l'azione progressiva per raggiungere il Cristo. Ah, che 2 mesi che ho passato! A 6 giorni dalla festa io la vedo mesta, deve ancora reperire circa 80.000 lire. E io invento un marchingegno veramente peregrino perché voglio il tavolino da disegno. Una settimana fa entro a casa. Maria cara, vieni qua. Lo vuoi sapere che mi ha detto l'ingegnere al cantiere? Io ritengo cosa giusta che per premio le si dia una bella regalia. E mi ha dato questa busta. Non so ancora quanto sia. Credo inutile avvertire che è un sottile inganno mio. Ci sono 100.000 lire, ce le ho messe tutte. Sai perché non li ho contati? Per contarli insieme a te. Che caldo, sembra estate, quasi quasi me la levo. Che sollievo. Sto di là 5 minuti, poi vediamo quanto c'è. Ecco lì il mio piano, attacca, punta dritta la mia giacca, senza il minimo ritegno, fruga subito il taschino, e in arrivo un tavolino da disegno. Solo 20.000 lire? Ah, vabbè, volevo dire. Ho compiuto la missione con l'ardore di un crociato, sulla costa fermato, ma sono l'uomo più beato del creato, che 2 mesi gli ho passato. E veniamo a questa sera. Entro in casa trepidante, il regalo, no, alle 9, poi diventi accomodante. Chiudi gli occhi, la manina, io felice da secondo. Tu depositi un pacchetto, apro gli occhi e porco mondo, mi ritrovo sto lumetto. Lo capisci di buon'ora. Ma lo capisci o no lo sdegno di sto povero cretino che aspettava un tavolino da disegno? L'ho aspettato, l'ho sognato, l'ho pagato! Dove è andato? Sono l'uomo più imbrogliato del creato. Che 2 mesi che ho passato! Bravo, bravo, bravo! Ho capito tutto, riposati, non ti agitare! Sei stato chiarissimo. Hai fatto la scorrettezza di leggere il mio diario. Una volta sola. E adesso, poverino, vuoi sapere come mai un tavolino da 200.000 lire è diventato un lumetto da... Scusami, ma mi costringe a dire il prezzo. Da 450 lire. Allora ve lo dico. No. Perché? Perché la tua è una preoccupazione amministrativa. Non si riesce ad immaginare che una donna possa trovarsi in una situazione... Sì, insomma, sia costretta a sacrificare un suo progetto per una cosa più importante. Più importante di me? Sì, 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 e invece no. Tu te ne stai lì, tutto così, tutto ragionieretto, a domandarti che cosa hanno fatto dei soldi. Che ne ho fatto, eh? Sì. Pensa, pensa, dubita. La porta l'hai chiusa, fuori piove. Chi ti disturba? Te lo trovi da te.
aspettando che sia, che via vai di pensieri, che rita di castellinari e di incubi neri, i soldi che rubo. Quel regalo che non mi regalo, sono la prova, sono la prova, che nella tua alcova, gatta cicona, e quindi cerca, cerca, scova, scova, trova, chi cerca trova, e nella mente tua.
Guarda che idee che mi vengono. No, no. Questi sono tutti i discorsi che mi ha fatto la madre. Io sono stanco, nervoso, allora mi restano qui. La canottiera, il muratore, ma quale canottiera? Comunque da domani al cantiere mio tutti i muratori in giacca e cravatta. Come nei cantieri inglesi. Aspettando che spiova, che via vai di pensieri, non credi d'averlo assillato con troppi misteri. Se adesso vai di che ci vorrebbe tanto poco a dirgli guarda, quel tavolino non te l'ho regalato per il semplicissimo motivo che quei soldi li ho messi da parte perché no perché io la notizia del bambino non gliela voglio dare così, però anch'io povero Lorenzo non reagisce nemmeno più, deve essere proprio a terra, se viene di qua glielo dico. Ma l'ho offeso. Bah, io più che chiamarlo non posso. Poi quando uno lo chiama deve sempre sgolarsi. Quasi quasi vado io da lui. Però glielo dico o no? Ma certo che glielo dico. Dorme. Dorme lui, io non so che... È crollato. Poverino, la mattina si alza presto. La notte studia per diventare ingegnere, dormire a Siena 5 ore. E io sto qui a fare la ragazzina, perché la festa del compleanno non si è svolta come me l'ero immaginata io. Lorenzo! Svegliati! Aspetto un bambino! Lorenzo! Ti ho detto una cosa. Ma l'hai sentita? Allora ripeti. Che? Quello che ti ho detto. Non me lo ricordo più. Ma ci ricasco sempre, poverino, è stanco. Io l'ammazzo. Io gli sparo. Sta suonando il telefono. E mi svegliavi a sifonate, mi svegliavi. Cosa dell'altro mondo. Chi è? Signor Bertrand Lombardi, per favore. Sono io. Caro Lombardi, sono l'architetto Ramicchi, scusi l'ora. Architetto. Urgentemente. Sì, signore. Sono Lombardi fronte. C'è. Apra il portone, per favore. Sì, signor architetto, subito. Grazie tanto, signore. L'architetto Ramicchi vuole parlarmi. Forse vorrà qualche informazione sugli esami. Forse una promozione. Io me lo sentivo, sai, mentre ero sul divano, come una voce dentro che mi diceva: non dormire, sta per arrivarti una grande notizia. E infatti. Hai visto? Aiutami a mettere a posto. E come farai a farlo entrare? Apro la porta. La chiave. Mm-hmm. È colpa tua che me l'hai fatta buttare di sotto. Eccolo Lorenzo. Io non ci sono, sono uscito, eh? Avanti Lorenzo, rispondi tu. Rispondo? E che rispondo? Qualcosa. Rispondo. Chi è? Come chi è? Sono Ramicchi, mi apra. Eh no.
Come no? No, no, siamo chiusi qui con mia moglie. Ci ha preso così all'improvviso e proprio adesso non possiamo aprire. Va bene, aspetterò che si rivestano. No, 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 guardi, signor architetto, ha capito male, vede, che distrattamente a mia moglie è caduta la chiave della finestra. Guardi, Lombardi, io ho capito che lei non mi vuole aprire. Non si apre. Forse le saranno arrivate delle voci tendenziose sul conto mio. Le avranno detto che sono un truffatore. Calunnie, le assicuro. Mi dia ospitalità per questa notte. Io mi fido soltanto di lei. Ma le giuro, signor architetto, che la chiave non ce l'ho. Le do la mia... Lo vedi? L'architetto si fida solo di me. E io sono incastrato. Aspetta. Signor architetto? Sì? C'è un sistema per entrare. Mi dica. Vede quella finestra in fondo al ballatoio? Sì. La scavalca? Sì. Oltrepassa il muretto? Sì. Poi cammina lungo tutto il cornicione che corre allo stesso livello? Sì. Oh, una cosa mi raccomando, non guardi giù che ci sono 15-20 metri di strapiombo. Come? Come non lo so, ma ci sono. Finito il cornicione, a 2 metri circa, mi segue? Sì, 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 sì. C'è il balconcino di casa nostra. Lei spicca un salto. Senta, Lombardi, lasci stare. Lasci stare. Vuol dire che mi rivolgerò al geometra Trepponi. Non vada da Trepponi, la prego. Non c'è bisogno, lei vede. Basta che dopo il salto, come va, va. Si aggrappa alle sbarre, la tiriamo su mia moglie ed io. Lombardi. Sì? Mi faccia almeno la cortesia di chiamarmi un tassì. Non salta? Mi chiami un tassì. Va bene, signor architetto. Non salta. Tutto per la chiave. Ecco, bella occasione perduta. Pronto, posteggio Barduina, dica pure. Vuol venire a viale Tito Livio 110, per favore? Eh? Viale Tito Livio 110. Dai, dai, dai. Ma cosa sta dicendo? Scusi, da cosa? Non so mia voce che sto identificato, sa. Sei te, brutto figlio della pappagalla. Vedi come parla, mi rivolgerò a un altro posteggio. Buonasera. No, come no? No? Come? Qui è tutto allagato, ma rischio d'attaccarlo le mie finestrini, vengo io. No! Te voglio vedere, non te muove, carino. Signor architetto. Dai un altro po' al telefono. E ora picchietta giù al portone. No. Sì? Adesso vado a Trepponi. Quello servo, perché un servo Trepponi si precipita, figurati. Servo com'è, gli mette la casa a disposizione, figurati quel servo di Trepponi. Ma le pare, signor architetto, ci penso io. Perché tu non lo sai chi è Trepponi. È un servo. Ah, lo sapevi allora. Ma non capisci che quello sta scappando e magari ha anche le guardie appresso? Ma già, tu le cose non le capisci. Chi è chiamare il tassì per telefono? Io, mi porti alla stazione. È un cambio a voce che non mi incanti. La stazione, eh? Ma io la volta a San Giacomo, chi è? E fretta così se poi risponde, chi è? Chi è? A tu volte le donne se risponde soltanto il mio, chi è? Chi è? L'architetto voleva dormire qui. Meno male che ho buttato la chiave dalla finestra. Beh, come si dice, non tutti i mali. Sai che nuova c'è? Visto che ancora piove, perché non andiamo a dormire? Dove vai? A letto. Mica insieme, siamo in collera. Ma chi ti ha detto insieme? Stavi andando. Andavo e venivo. Io posso dormire anche per terra.
Durante la guerra ho dormito sugli scalini del Partenone. Con la testa? Con la testa appoggiata al ginocchio di Minerva. Gira la manovella, gira! Sai come mi impressiono? Figurati. Che fai? Permetti che prenda il pigiama. No. E che dormo vestita, la pompiera. Ma che bisogno hai di aprire la valigia adesso? Che bisogno? Lasciala! Questo è il tuo diario, eh? Ancora non ti basta. Te lo portavi via per... leggertelo un'altra volta. Io? Che ci ho messo io qua? Beh, allora ci sarà venuto da solo, dammi qua. Ah, no, qui c'è il segreto, la soluzione del problema, adesso me lo leggo tutto. Ah, tu dimentichi che hai scritto in romagnolo. Tu dimentichi che esiste il telefono e me lo faccio tradurre. Ma tu dimentichi che mia madre non è a Roma. Già, ma tu dimentichi che sono ad un'astuzia volpina. Non mi toccare, sai? Siete romano, dove ci metti tu? Vorrei parlare con la Romagna. Dammelo. Sta ferma. Ah, cosa? Quella lì? Mi dia Forlì, va. Sta ferma. Dammi. E non lo so, il resto del Carlino, la pantera di Goro, la casa del tortellino! Oh. Pronto, signore? Pronto, signore? Pronto? E non c'ho pronta! No. Maria. No. Dammi quel libro. No. Dammi quel libro, Maria. Mettiamoci a sedere e veniamo a una chiarificazione. Che c'era scritto? C'era scritto una cosa, che se tu fossi stato meno quello che sei, questa sera quando sei tornato a casa l'avresti saputa subito. Ma come? È il tuo compleanno. E io sono qui che ti aspetto. Ho anche una sorpresa per te. Guardo l'orologio. Sono 9:20. Ecco. E a momenti. Ora gli vado incontro. Tu entri. Entra, dai! Entra! A dove entro se sto qui? Buon compleanno, amore. Ma che ricominciamo? Ti prego, Lorenzo, solo per farti capire come sarebbe andata. Assecondami, non mi chiedere del regalo. Aspettando 9:00, ci saremmo messi a tavola. Siedi, Lorenzo. È pronto. Che c'era per cena? I gnocchi con sugo di carne, come piacciono a te. Che fai? Mi metto il tovagliolo, se no mi schizzo tutto. E poi? Il pollo alla crema. Senza rosmarino, come al solito. Stasera cena. Ah. Un po' di musica. A questo punto tu saresti diventato tenero, carino. Avresti detto... Che avresti detto? Non lo so. Una cosa qualsiasi, un po' di fantasia, di immaginazione. Ah, è il regalo. Allora è una malattia. Alle 9:00. Maria, perché mi hai preso in giro? Dovevi regalarmi un tavolo da disegno. Sono 9:00. No. Ah, perché tu lo puoi fare e io no, eh? La torta. La torta con le candeline. Ah! Abbasso la luce. Soffia. Soffia. Dove? Qui, sulle candeline.
lo spumante. Cin-cin. Brindiamo. E a questo punto? E a questo punto? Il regalo. Il lumetto. Ma allora sempre ti avrei domandato, ma cos'è un lumetto? E io ti avrei risposto, un lumetto utile. E tu avresti detto, a che? Che io che ho detto? Sì, ma vuoi mettere il tono? A che? Invece avendo passato una serata carina, torta, spumante, musica, tu, pur aspettando un regalo differente, avresti detto, a che? A che? Ed io in un diverso stato d'animo avrei risposto, utile a non disturbare le altre persone che dormono qui con noi. Le altre persone che dormono la... Scusa Maria, noi due abbiamo sempre dormito da soli, no? Appunto. Non indovini. Vuoi dire che... Sì, insomma Maria, si prevede che fra poco non saremo più soli. Mm-hmm. Ma siamo pazzi! No, dico siamo pazzi, tua madre viene a stare con noi, ma... con la scusa di fare da pacera si piazza qui e non se ne va più e io la signora Carrera di Mermo qua non ce la voglio. Lorenzo! Come me la devo dire che aspetto un bambino? Eh? Sono due giorni che lo so e morivo dalla voglia di dirtelo e ci svegliavo persino la notte, ti guardavo e pensavo di chiamarti, ma poi mi facevo forza. Voglio aspettare il giorno del suo compleanno. Sarà il regalo più bello. Ho aspettato due giorni, ma siccome tu non hai saputo aspettare 20 minuti, tutto questo non è avvenuto. Io non t'ho detto niente, tu non sai niente e andiamo avanti. Io non so niente e andiamo avanti. Lorenzo! Lorenzo! Lorenzo, sono io che ho il diritto di svenire, non tu! Il cocomero! Voglia del cocomero! No, era per farti capire. E io invece, Maria, quanto so credere. Maria mia, e tu mi mandavi via e non mi dicevi niente. Io ero padre e non lo sapevo. Mia figlia sarebbe cresciuta come un'orfana. E adesso questo ha già stabilito che è una femmina. Guarda che il diario nella valigia ce l'ho messo io. Questo l'avevo capito. E ce l'ho messo apposta per farti sapere del bambino, perché guarda, abituati all'idea. Io sono sicurissima che sarà maschio. Ah sì, è così io. Il geometra Lombardi sarei venuto a sapere di essere padre lontano da casa, sì, in un albergo, magari in una locanda, in un ostello, in mezzo a gente strana, ostile,
In un ostello ostile, pensa. Da un estraneo. E già, perché qualcuno avrebbe pure dovuto tradurmelo questo diario, che ne so. Un romagnolo avrei dovuto trovarlo, no? Magari in piena notte telefonava a Pietro Nenni, quello mi domandava: chi parla? Io, Lombardi. Figura! Ma poi saresti tornato. Allora era una trappola. No. C'era la vipera nel canestro, scattavi il ricatto morale, già. Pensavi, questo sta solo, gli viene una crisi di coscienza. Lo vedi che trami, speculi, irretisci. Ma io non mi lascio piegare, sai. Non è che adesso per la presenza di una bambina... Io un bambino! Questo lo stabilirò in seguito. Comunque a casa non sarei tornato. E mi dispiace solo una cosa, che ho buttato la chiave dalla finestra, sennò adesso lo sai che farei. Fallo. Ah, ma allora ho capito, fai di tutto per trattenermi, mi fai vedere la chiave, provochi, punzecchi, speculi, mi inviti alla rissa, pensi, questo è testardo. Basta, Lorenzo, basta! Me ne vado io. No, me ne vado io. Dammi questa valigia. E poi? Vieni qui. E poi? Vediamo quando è il nostro.